Siamo Volpago del Montello in via Indipendenza, in una location molto importante ed è la casa natale di Ugo Gobbato. Perché è così importante? Perché Ugo Gobbato è stato uno dei più grandi personaggi, dirigenti d'industria che l'Italia abbia prodotto a livello nazionale e nella sfera internazionale. Una cosa qui molto importante di questa casa, quel cavallino rampante che vedete lì sopra. Ugo Gobbato era molto amico di Francesco Baracca. Francesco Baracca, a quei tempi asso dell'aeronautica italiana, dell'arma, della cavalleria, era molto molto amico della famiglia Agnoletti e spesso si recava a trovare la mamma di Ugo Gobbato e diceva il figlio di Ugo, Pier Ugo, che veniva spesso a bere un bicchiere di vino da mia madre e a quei livelli nella cavalleria era molto legato anche agli aspetti, diciamo, tra virgolette, nobiliari della zona. E fu un ricordo molto importante, anche questo cavallino venne lasciato come dono e come anche omaggio a Ugo Gobbato per ricordare un po' questa amicizia. E quindi lui lo mise proprio sopra come segnavento particolare. Il cavallino è molto importante anche per una cosa, qui abbiamo una macchina che non ha bisogno di presentazioni, che ha un cavallino nella sua effigie. Quel cavallino là venne dato dalla famiglia di Francesco Baracca, della madre, ad Enzo Ferrari. Enzo Ferrari dicendo lo metta, ingegnere, nella sua macchina, non nelle sue macchine, nella sua macchina. Enzo Ferrari lo stilizzò con la coda diversa da come messo quella, con la coda all'insù, come voi vedete, e lo mise nelle sue macchine. Quel cavallino è l'espressione ormai dell'eccellenza italiana nel mondo intero. Ma attenzione, Ugo Gobbato era stato un dirigente all'Alfa Romeo e aveva alle sue dipendenze Enzo Ferrari. E grazie ai dialettiche e anche discussioni tecniche e disaccordi tecnici che le strade di Enzo Ferrari si divisero da Ugo Gobbato. Tuttavia la storia si intreccia, il figlio di Ugo Gobbato, Pier Ugo, grande dirigente dell'industria automobilista, divenne a un certo punto anche direttore della Ferrari e in un libro che noi custodiamo con grande gelosia e che Piero Gobbato mi ha regalato, Enzo Ferrari scrive a Pier Ugo, donandogli questo libro a Pier Ugo Gobbato, ricordandone il padre Ugo, mio maestro. Questo denota anche la grande stima tecnica che Enzo Ferrari dimostrava verso Ugo Gobbato, nonostante le accese discussioni tecniche attorno alla costruzione delle macchine da corsa. In sostanza Piero Gobbato diceva che Ferrari voleva cavalli, cavalli, cavalli e potenza, Ugo Gobbato diceva che voleva delle linee invece più filanti e anche più leggere.